Quindi adesso libererete mia figlia, altrimenti vi darò la caccia, vi cercherò, vi troverò e vi ucciderò. La risposta è epico. Buon ragazzi, benvenuti a un nuovo video dove leggo i vostri commenti con la voce che decido io, decidete voi, insomma. Ma qui c'è una macchiolina sullo schermo. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella, perché metà di voi che guardate i video non sono iscritti al canale e io piango durante la notte sotto le coperte e bagno il cuscino. Ciao Paolo, il Paolo è connesso. Ciao con ragazzi. Noi. Iniziamo subito a bomba. Natasha Danai, voce di Yoda. Bisogna disimparare ciò che si è imparato, ma prima di tutto bisogna reimparare il disimparare reimparato. Non funziona perché mi dovrebbe mettere i verbi alla fine e non so riarticolarla, questa è un po' complicata. Fare o non fare, non c'è provare. Lux Mea con risposta di Einbank 89. Baby Hitler. Ich suche ein Katze. Cerco un gatto. Wow, anche io. Capito, cazze. Oppure die Katze in der Kühle. Il gatto nel carbone. Quante allusioni. Il tedesco è pieno di cazze in Kühle. Daniele Barontini ha fatto una cosa. Ci sono Zamasu, De Sica, non sono gay, gamba. È come nelle grandi storie, padron Frodo. Quelle che contano davvero. Erano piene di oscurità e pericolo. E a volte non volevi sapere il finale. E parte qui Gatto Silvestro, che non era segnato. Perché come poteva essere un finale allegro? Come poteva il mondo tornare com'era? Dopo che erano successe tante cose brutte. Ma alla fine è solo una cosa passeggera, quest'ombra. Anche l'oscurità deve passare. Arriverà un giorno, e quando il sole splenderà, sarà ancora più luminoso. Quelle erano le storie che ti restavano dentro, anche se eri troppo piccolo per capire il perché. Ma creda, patron Frodo, di capire ora, adesso Zoo, la persona di quelle storie, avevano molte occasioni di tornare indietro e non l'hanno fatta. Andavano avanti perché loro erano aggrappati a qualcosa. Che cosa siamo aggrappati, Sam? C'è del buono in questo mondo, padron Frodo. È giusto combattere per questo. Mazza, abbiamo fatto mezzo Signore degli Anelli. Mi piace! Fabrizio 007, madre e figlio. La madre è non sono gay e il figlio è Winchester. Una madre chiama il figlio che è andato a Napoli. Tesoro, sta attento al portafogli, all'orologio e alla valigia. Signora, dovevate dire anche al telefono! Se esistono gli stereotipi, esistono anche i monotipi. Osm Critical, voce da Claudio non sono gay. E non mi potete intrecciare queste cose. Ciao, sono Claudio e ho montato questo video. Bellissimo. È difficile. Onorevole Nullazzo con risposta di Carl Holland. Ehi, sai qual è il passato remoto del verbo masticare? No. Masticare. Lo approvo. Vabbè. Mazza, un'altra copia. Una famiglia siciliana vuole dare un nome al proprio figlio appena nato. Allora emigrano al nord, precisamente a Milano. Prendono un taxi e chiedono informazioni al tassista. Scusa, uomo, stiamo cercando una persona di una certa importanza che possa dare un nome al nostro figlio. È vero, ce ne serve uno alla svelta. Capisco, mi è venuto in mente. C'è un imprenditore molto importante che vi potrebbe aiutare. È in centro, vi ci porto subito. Allora il tassista porta la famiglia allo studio dell'imprenditore. E ho saputo che cercavate una persona che potesse dare a vostro figlio un nome. Sì, il più presto possibile. Già qualche giorno ci sarà il suo battesimo. E io starei pensando a Walter. E perché? Perché ora è Walter. Quando crescerà sarà Walter O. Un saluto a tutti i milanesi e ai meridionali. Questa era una grande sfida. Allora, quando mi chiedete di intrecciare le cose, è più difficile perché il mio cervello deve elaborare doppio. Già non c'è il mio cervello, fa il c***o che vuole da solo. Voce da non sono gay, Christian Fertitta. Sai, l'altro giorno giravo per strada e ho incontrato un orso che andava in bici. Allora ho deciso di fermarlo. No, perché, cioè, non è possibile che gli orsi vadano in bici. Gli vado vicino e gli faccio: caro, scusa, sai, ma gli orsi non vanno in bici. Allora l'orso è sceso dalla bici e è andato a piedi. Bye. Samuele Di Letto, non sono gay napoletano. Why you? Ma che vuoi? Guardate questo video. Quale, questo? No, è quale? Ma io l'avete visto? Imita le nostre voci. Non avrei mai pensato di essere umiliato in questo modo. E vabbè, non succede niente. Che strano, che pazzia. Quel tipo si chiama Merluzzo. Yo, quello che importa è il codice ascolto Merluzzo 10. È chiaro il messaggio. Dovete andare su Prozis e comprare a più non posso. Ma tu non eri arrabbiato? Dopo questo la mia conoscenza si è ampliata e vedo chiaramente.
sorseggia del tempo. Va bene, Samuele. Salvatore Arrigo, con voce di Topolino, e una risposta di Gabi Milani 05. Mi senti? Oh, avete preso mia figlia! Se per ricatto, sappiate che non possiedo denaro! Ma possiedo delle capacità molto particolari che ho acquisito durante la mia lunga carriera, che fanno di me un incubo per persone come voi. Quindi adesso libererete mia figlia, altrimenti vi darò la caccia, vi cercherò, vi troverò e vi ucciderò. La risposta è epico. Filbert 1405. Ciao amico Gandalf, sai cos'è un'erezione? No amico Silente, dimmelo tu, è una magia del c***o. Davide risponde Wingardium Leviosa. Poi arriva Non sono gay che dice: se volete la cura per questa magia ce l'ho io. Ma io verrò per bucio del c***o a tutti e due. Sì, ti prego. Questi mortali pensano solo a riprodursi. Che disprezzo. Zamasu, fammelo sto c***o di te. Questo era Claudio. Piatto di pasta si chiama l'account. L'altro giorno ho portato mia moglie a cena ad un famoso ristorante all'aperto. E com'è andata? Malissimo, ha piovuto. Ho impiegato un'ora a finire la zuppa. Classica. Bella però. Gabri 02 Drago. Ciao Maurizio, puoi leggere questa? Voce di Zamasu, Topolino, Non sono gay, Silente, Pippo Celentano. In una corsa gareggiano tre macchine, una gialla, una verde e una rossa. Secondo voi, ragazzuoli, quale arriverà prima al traguardo? Quella rossa! So che è quella verde, lo sanno tutti che il verde è il colore più bello. Silenzio! Non dire bugie, Harry. Le tre macchine arrivano contemporaneamente. Io, nessuno riesce a tagliare il traguardo. No, vi sbagliate tutti, eh. Arriva la macchina gialla, poiché è gialla. Vabbè. Ti vogliamo bene lo stesso. Oddio. Mirko Guidara, Billy il camionista. Insomma, sono vari personaggi. Spider-Man non ha attaccato la città. Stava cercando di salvarla. È una calunnia. No, che non lo è. Ti sbagli di grosso. La calunnia è verbale. La stampa è diffamazione. Lei non si fida di nessuno. Ecco il suo problema. Mi fido del codice sconto Merlus 10. Poi arriva Zamasu. Lo sa anche lei che quel codice sconto le dà accesso a troppo potere. Un potere che potrebbe corrompere anche la più tenace delle menti umane. Non mi interrompere, papero. Oh, chiedere è lecito, rispondere è cortesia. E sbagliare è umano, perseverare è diabolico, ma dare a fa' è terapeutico. Cos'altro aggiungere potrebbe un narratore di quanto già narrato dall'attore? In che modo ai commenti sopra risposi io? Bacchetta in chat e premi invio. E come ad inizio video dice Merluzzo, bomba ragazzi, questo è tutto. Poi arriva uno che scrive, no, io vi devo rompere la catena. La catena di commenti è da mantenere. Sì, era interrotta così. Fighissimo. Era l'ultimo, ragazzi, non ce ne sono più. Bomba, quindi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, condividetelo, fatelo vedere ad amici, zii, cugini, parenti, compagni, nipoti, tutti quanti. Se volete che io legga altri commenti, i commenti che volete che io legga, li dovete scrivere nei video dei commenti, come questo, non da altre parti, non su Instagram, non nei messaggi privati, non nei bagni degli autogrill, perché quelli non li cago di striscio, ragazzi. Li dovete scrivere nei video dei commenti, per coerenza, per ordine, per sanità mentale. Ci vediamo su tutti i miei social che dovete seguire, ve li metto in grafica e in descrizione. Salutiamo Paolo. Ciao ragazzi, i commenti nei bagni dell'autogrill dovremmo farlo. Lo faremo, ve lo prometto, lo faremo i commenti nei bagni dell'autogrill e noi ci vediamo al prossimo vlog dove non so cosa dirò, ma lo farò. Chi l'avrebbe mai detto che avrei detto la cosa che non sapevo che avrei detto proprio quando l'ho detta, eh? È fantastico! E pensa che su questo canale ci sono anche un sacco di altri video bellissimi dove dico cose che non avrei mai pensato di dire se non le avessi dette in quel video. Basta cliccare! Ciao, sono Claudio e ho montato questo video.